metto la mano. C'ho visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi. Abbiamo contato le stelle come fossero nei. Una storia straordinaria quanto incasinata. Quando ci concederemo un po' di acqua passata, come fanno i buoni amici o le strade di Parigi, per sentirsi meglio. So che hai riso quando ho detto che io ho tre cuori dentro al petto, ma ora no, non so quale inseguirò, perché mi sembra inutile. Cuore, devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome. Non vuole, maledetto terzo cuore. Penso di avere talento per trasformare le sfide in sfighe. Ormai non so più cosa sentono e guardo solamente serie crime. Mi illuderò che ci sia un colpevole per ogni male. Sì, però è una bugia, perché spesso le cose succedono e amen. Era una storia straordinaria quanto incasinata. Quando ci concederemo un po' di acqua passata, come fanno i buoni amici o le strade di Parigi, per sentirsi meglio. So che riso quando ho detto che io ho tre cuori dentro al petto, ma ora no, non so quale inseguirò, perché mi sembra inutile. E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa, il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta, e l'ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome. Non vuole, maledetto terzo cuore. Non mi importa di avere ragione se poi resto sempre da solo. Meglio avere torto con te. Forse voli in un cielo migliore, ma giuro che non ti abbandono. Sei il mio terzo cuore. So che riso quando ho detto che io ho tre cuori dentro al petto, ma ora no, non so quale inseguirò, perché mi sembra inutile. E sai che uno lo uso per ridere i giorni di festa, il secondo mi fa tener duro nel mare in tempesta, e l'ultimo mio cuore devo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome. Non vuole, maledetto terzo cuore. Bravissimo. Grazie, un piacere, ciao a tutti, bravissimo. Ciao. Bravo. Grazie mille. Diamo un bacio a questo ragazzo bellissimo. Senti, la canzone per me, personalmente, dico, sì, da mamma, da boomer, eccetera, la più bella canzone di Sanremo. Ah, che dolce, dico la sei, grazie. Dai, no, anche loro sono d'accordo. C'erano tante belle canzoni. Dai. Allora, eccoci qua. Allora, Leo, la canzone è davvero molto bella, ma è bello il percorso che stai facendo, un percorso intanto sulle tue gambe. Ho letto un'intervista al Corriere della Sera nei giorni scorsi, un'intervista molto schietta, dove sì, tu hai detto grandi pregiudizi per il mio cognome, però mi pare che piano piano questi pregiudizi siano stati sgretolati, perché quello che stai facendo sulle tue gambe, ripeto, sta dimostrando a tutti che era la strada giusta. Ma sì, diciamo. Quanto è stato duro? Ma allora, intanto la strada è ancora tanto lunga. Però fin qui.
Assolutamente, assolutamente. No, devo dire che sai, ognuno nella vita ha dei pregiudizi che deve comunque combattere, no? E ognuno di noi ha degli ostacoli. La vita non sarebbe, secondo me. Ma il fatto di chiamarti Gasman all'inizio, quando tu sentivi forte questa spinta verso la musica, tra l'altro un ragazzo che viveva, sempre vissuto a mille, perché dicevo, la mamma la conosco da tanti anni, faceva mille sport, tutti insieme, andava a scuola, bravo anche a scuola, quindi veramente, insomma, e in questo era ereditato forse da papà, da Alessandro, questa grande dimensione adrenalinica. Sì, no, sì, anche della papà vita. Non si ferma mai. Non si ferma mai. Ecco, quando hai cominciato, il fatto di poter pensare che qualcuno dicesse, ok, lui sta andando avanti perché ha questo cognome importante. Ma guarda, sai, comunque quando si giudica qualcosa è anche spesso anche perché non si conosce, no? Non si conosce. Quindi diciamo che io sono sempre stato molto fortunato, ho avuto appunto dei genitori che mi hanno voluto molto bene, ho incontrato degli amici che mi hanno sempre sostenuto, delle guide anche durante il mio percorso nei momenti giusti della mia vita. Quindi non ho mai vissuto questi pregiudizi in una maniera troppo negativa, non mi hanno mai colpito più di tanto, anche perché io tendo spesso a vedere sempre l'odio con tenerezza, no? Guarda, stiamo vedendo una fotografia di nonno, Vittorio Gasman. Fotografia di nonno? Di nonno. Ah, eccolo, certo, dietro. Sì. Nonno, eccolo, sta alle spalle. È passato un attimo. Beh, sì, nonno è, vabbè, insomma, sì, nonno è nonno, però comunque, no, stavo dicendo appunto che il pregiudizio fa parte dell'essere umano e va combattuto con l'amore, mi pare capire, con che la dedizione. Tu, insomma, sei andato subito dritto verso Ma sì, ma sono sto andando dritto, sto inseguendo i miei sogni, poi comunque a me piace fare le cose con calma, no? Poi ci sono state delle cose bellissime che mi sono capitate, ad esempio anche quest'anno a Sanremo è stata una sorpresa per me, perché comunque ho lavorato per 3 anni a questo disco che poi è uscito dopo Sanremo, e ho lavorato a 3 anni anche per scrivere qualcosa che potesse darmi la possibilità di tornare su quel palco, e quando insomma Amadeus ha detto il mio nome, ero a casa con un paio di amici che guardavamo il telegiornale e ci è capitato appunto di vedere ed è stato sorprendente per noi, perché poi comunque siamo stati 3 anni tra pandemie, paure, dentro una piccola camera a far creare musica, e poi dopo 3 anni di sacrifici. Perché voi vi eravate spostati da Roma, vero? Eravate andati. Sì, abbiamo fatto. In realtà è stato un viaggio grande. L'album non è un caso che si intitoli La strada per Agartha, perché è stato un viaggio vero e proprio. Sono stato in Inghilterra, che ho registrato con una band inglese che stimo tanto, e c'è una collaborazione con loro nel disco. Ci sono dei brani, insomma, che rimandano molto anche a autori, cioè Caro Lucio, che insomma è un brano che ho scritto per rispondere all'anno che verrà di Lucio Dalla. Ho incontrato tante guide, ho incontrato Edoardo Bennato, che è all'interno del disco, che è stato un po' un maestro per me, è stata una persona che mi ha insegnato tanto e continua a insegnarmi, lo sento tutti i giorni. Senti, ma tra mamma e papà, diciamo, chi era più tifoso allora, confronti della tua scelta musicale? Diciamo che mamma è sempre stata quella alla quale ho sempre detto le cose subito. A papà ho sempre aspettato un po' a dirgli le cose. Perché? Ma perché comunque papà è sempre stato molto preoccupato che potessi in qualche modo allontanarmi anche dai miei studi e dalle mie cose. Cosa poi, che non è successa. Cosa no? Che poi non è successa, perché poi mi sono laureato, adesso sto pensando anche di fare una seconda laurea, insomma. Mi piace a me il studiare, mi piace comunque fare anche delle cose che mi portino lontano dalla mia passione principale, che è la musica, perché secondo me mi aiuta ad arricchire il mio bagaglio e ad ampliare i miei orizzonti, e quindi poi questa cosa non è successa. Però diciamo che mi è sempre piaciuto comunque anche sempre fare le cose per conto mio, senza dover avvisare, perché poi dopo sai le ansie, le paure, certo, magari le aspettative, le cose. Invece ho sempre fatto le cose piano piano. Poi a cose fatte, gliel'ha detto, a cose e le cose sono andate, esatto, molto bene. Esatto. Ragazzi, no, io prima di passare la parola ai ragazzi, siete tutti pronti? Ditemi chi di voi parla. Il terzo cuore, sì, è impegnato? Il terzo cuore? No, non è impegnato il no, mio terzo cuore. È libero? No, no, sì, è libero. A proposito d'amore. Allora, chi vuole fare la domanda? Stefania. Ciao Leo, ci fa piacere sapere che tu sia single. Ecco. Io, oltre... C'è anche molta essere... sintonia tra voi, perché lei è una conduttrice radiofonica, quindi insomma, bellissima. Dai. Sì, infatti, bellissima. Io sono una conduttrice radiofonica e volevo chiederti, restando in questo ambito, cosa provi quando ascolti una tua canzone alla radio? Un senso di gratificazione o cosa? Bello.
Bello, ma allora, questi giorni, allora io devo dire che non ho mai sentito un mio pezzo alla radio. Cioè lo passiamo dalla nostra. Alla grande, no, ma tutti adesso mi dicono, lei tutti i giorni lo passerà, tutti lo dico che io, passa, vai. Che passa, sono felicissimo, anche i miei mettono, se trovano sempre la canzone, non la trovo mai. Però quando vado in radio a fare promo che lo sento, mi dà una soddisfazione immensa, perché ripenso a tutti i momenti nei quali stavo in camera, che veramente io con i miei migliori amici arrangiamo i brani sotto al letto a Castello, no? E per 3 anni comunque lavorare a qualcosa che non sai mai se arriverà agli altri è una cosa che ti dà una soddisfazione immensa, perché ripensi a tutti i momenti, a tutti i sorrisi. Quindi a tutte poi quando le lacrime. Passa in radio, e quando è passa momento, è bellissimo, di felicità. Beh, è una soddisfazione, ma io poi non penso mai a me in singolo, penso proprio al gruppo, no? Di amici che questo alla fine... è bello da parte tua, pensi sempre a questa grande famiglia allargata. Ma sì, è perché vero? Poi le cose sono non belle. Non sa che se sei figlio, no? Unico pure tu come me, però. Sì. Pensi al gruppo. Ma no? Sì, perché a me piace, cioè, l'idea di condividere, cioè, secondo me di non ci sarebbe soddisfazione nel fare se un non qualcosa. Ci fosse, cioè, anche se si raggiungesse mai il sogno di ogni artista, che certo. È quello magari di cantare negli stadi o nelle cose, e poi torni a casa e non c'è nessuno con cui condividerlo, secondo me poi non vale. Si perde tutta la magia, no? Da questa parte c'è qualche domanda? Oppure no? Kevin è scatenato oggi, tra Kevin. Te, Carlo Conti, non lo fermiamo più, Kevin. Vai, Kevin. Ciao Leo, sono anch'io un cantante. Dai. Quindi ho una domanda che riguarda anche me in qualche modo. Volevo chiederti se ti sei mai scoraggiato, se hai mai pensato di mollare tutto. Ecco. Beh, sì, spesso, Kevin. E che consiglio puoi dare a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo e che vogliono fare il tuo stesso percorso? Giusta la domanda di Kevin. Ma... cioè, non arrivi subito al successo. Allora, no. In quei momenti intermedi in cui magari c'è un po' di sconforto, cosa ti tiene su? C'è questo motivatore, che poi non è un motivatore, in realtà è una persona, insomma, che fa anche delle stand-up dove parla, insomma. E che una volta disse una cosa in un'intervista che mi colpì molto, no? E noi viviamo in una società nella quale siamo abituati a vedere la cima di una montagna e a volerla scalare immediatamente. Però non ci rendiamo conto che per scalare una montagna ci sono persone che lavorano tutta la vita per raggiungerlo, no? Perché serve esercizio, serve tempo. E viviamo nei social dove sembra sempre che tutti raggiungono le cose in un momento molto breve, ma soprattutto riprendono solo i momenti felici della loro vita, no? E non mettono mai i momenti tristi. E invece per raggiungere delle cose ci vuole tanto tempo. Io ad esempio nel mio piccolo, perché poi alla fine, cioè, nel senso, sono ancora all'inizio, però nel mio piccolo ci ho messo 3 anni per raggiungere un piccolissimo gradino in più. Tra l'altro lui è una cosa molto bella, perché gli avevano chiesto di andare a Sanremo e lui non era pronto. E credo che forse l'unico caso al mondo, perché ti dicono vai a Sanremo, tu ci vai anche a piedi, ovviamente, ti togli i tacchi, vai a piedi. Invece lui ha detto no. Hai detto, sì, da Amadeus, fammi trovare la canzone giusta, fammi studiare. Sì. Questo non solo ti fa onore, ma secondo me getta una luce magica sul tuo futuro. Quindi grazie di essere stato con noi, Leo Gassman. Grazie, non te ne andare. Perché...